Bentornati alla radio Wine Design, la radio dei vini Umbri. Questa volta ci spostiamo verso la denominazione Trasimeno Doc. Abbiamo con noi l'ospite eh, Emanuele Bizzi, presidente del consorzio di tutela eh, Trasimeno Doc e l'azienda Pucciarella. Ha portato con sé eh, finalmente dopo tante puntate di... Lo speravo io, ho fatto un passito, era il mio sogno. E vai, contento per Nicola. Abbiamo il Vin Santo ricordiamo a tutti fa parte comunque della tradizione umbra eh, che dopo degusteremo e, e intanto ve lo faccio vedere. Sì. Facciamo vedere anche facciamo vedere anche qui in video. lo e... posso fare? Eccolo, ce la posso fare. L'azienda Pucciarella sì, sì, ha una lunga tradizione dal 1717, è eh, 300 ettari di cui 85 vitati e ehm, saremmo noi contenti di ascoltare un po' la storia dell'azienda Pucciarella, qual è la sua eh, origine, e anche per esempio i ritrovamenti archeologici che sono stati eh, ritrovati nell'azienda, cosa che Emanuele ci ha fatto vedere quando siamo stati da lui eh, in azienda. Quindi adesso lascio la parola liberamente ad Emanuele che ci presenta l'azienda Pucciarella. Grazie, buonasera a tutti. Uh, vi dico brevemente la storia di Pucciarella, mm. perché ovviamente parte, come hai detto te, giustamente, dal 1717, anno in cui è cominciata la costruzione da una famiglia perugina, la famiglia Baldelli, che ha posseduto questa azienda fino alla fine del... De, forse metà 800. Dopodiché è subentrata un'altra famiglia benestante del luogo, la famiglia Massini, che è durato, ha durato la gestione di questa azienda fino agli anni 30, anni in cui è subentrato l'istituto bancario eh, Cassa di risparmio delle province lombarde, che ha acquisito queste aziende e che poi ha ceduto al fondo pensioni della Cariplo. Mm. Questa è stata la fortuna io dico di Pucciarella perché da, da allora fino ad oggi è stata sempre gestita da questo istituto bancario questo ente previdenziale dei dipendenti di, di questa banca e ha svolto attività per il mantenimento del patrimonio e per fare sempre le buone pratiche agricole eh, una cosa importante che mi piace raccontare è che in questa azienda eh, sono state mantenute le tradizioni eh, con la coltivazione del, dell'olivo, della vite, di de tutte le culture praticamente primarie che tutti i giorni eh, servono per eh, produrre le farine o i mangimi per gli animali, di conseguenza. Uh, la parte poi ovviamente più pregiata uh, si passa poi ovviamente al vino che è stato i, è, ed è a tutt'oggi il core business eh, aziendale. Um... È bellissima questa cosa che la vostra cantina è più antica degli Stati Uniti, Io stavo pensando, facendo due conti, due conti. <ride> ha più di quasi 300 anni. Beh eh, sì, effettivamente è vero. C ha più di 300 anni perché siamo al 2000. Veramente. Sì, appena passati nel 2017, 300 anni, di conseguenza sono 302 anni. Una lunghissima tradizione. Eh, sì, effettivamente poi mi piace raccontare il fatto che ha passato dei momenti di trasformazioni importanti, come per esempio il passaggio eh, della mezzadria, mm -hmm. oltre prima ai passaggi della, della Seconda Guerra Mondiale, in cui ancora ho il ricordo di qualche vecchio dipendente dell'azienda che raccontava appunto del passaggio. Passaggio tedeschi vissuti con questa proprietà, dove praticamente quando c'erano le rappresaglie. Eh, tedesche, i dirigenti e i fattori dell'epoca dicevano di accontentare il nemico purché pur non facessero del male alla gente del, de, dell'azienda del luogo. Sì. E a parte questo, poi, eh, de, dell'azienda mi piace anche eh, dire che. Eh, ci sono vigneti che sono in piedi da più di 30 anni e questo appunto il lento eh, e il prestigio della vita ovviamente si è cercato di mantenerlo sempre. Fantastico, comunque quando siamo stati eh, vedi questo castello effettivamente no? che è immerso nel verde che poi è anche diventato un po' il simbolo eh, riportato in etichetta, infatti se vedi sull'etichetta c'è eh, la, la torretta di, di Pucciarella. La cosa però straordinaria <coughs> è che l'azienda è um, pioniere, diciamo, nel concetto di metodo classico umbro. Perché noi ne abbiamo visti, non sino ad ora, un po' eh, di aziende che hanno portato la bollicina qui in azienda. Per, però ognuno di loro ha dato il loro, eh, come dire, mh, il loro modo di fare, di pensare la filosofia azien aziendale. Però Pucciarella è stato tra i pionieri a fare questo metodo. Ora la mia domanda è: perché decidere di affrontare una tecnica comunque diversa? In un territorio che effettivamente non è vocato per il metodo classico, non stiamo parlando insomma della zona della Francia Corta, del Trento d'Oc, dell'Oltrepo. Quindi, cosa vi ha spinto a provare ehm, questa tipologia di, di, di vinificazione? Poi avete il Pinon Nero, lo Chardonnay, quindi avete sia la versione eh, rosé che la versione invece in, in purezza con, con lo Chardonnay? Sì, anche questa effettivamente è una domanda molto interessante, ma c'è una spiegazione logica. Um, L'azienda appunto uh, nella sua uh, gestione, da questa proprietà importante, uh, nasceva l'esigenza di fare tante tipologie di vini uh, e di conseguenza dice: 'Noi non ci poteva mancare lo spumante', è stato inserito. E già negli anni 80 furono fatti i primi impianti di chardonnay, effettivamente pionieri perché penso che in Umbria poche aziende avessero dei, questa voglia di... Di, di, di piantare appunto chardonnay, un vitigno poi tra l'altro poco conosciuto all'epoca, difficile, sensibile a certi tipi di malattie completamente diverse dal, dal classico trebbiano, molto più sensibile all'oidio. E, mh, la cosa che, però, meravigliava tantissimo la gente era il fatto che noi ad agosto si vendemmiava quest'uva, di conseguenza, la gente che veniva in azienda incredula che a, a agosto si potesse vendemmiare. Dice, ma possibile vendemmiate? Eh sì, perché per questo prodotto ci vuole una, una bella acidità, della, una bella acidità eh. che si può solamente avere con delle vendemmie precoci. Quindi, insomma, tra la fine di agosto e forse inizi settembre, poi dipende anche dall'andamento climatico dell'annata. Dell ecco. mm, riallacciandomi alla domanda invece sì. precedente, mi sono scordato di dire sì. che il luogo Pucciarella è stato anche un, uh, un sito archeologico molto importante. Vero, verissimo. sono stati fatti degli scavi all'inizio del Novecento, uh, dove sono stati ritrovati molti reperti archeologici di epoca etrusca. E anche delle monete romane, pare che nel territorio ci sia stata una fonte votiva. Forse originariamente devota ai, dei pagani di una volta, che poi, dopo, alla fin fine, questa, uh, questo misticismo si, ci, si sia trasferito nel tempo e ad oggi uh, è arrivato a, a fare a, il culto di Sant'Anna. Che ogni 26 di luglio, luglio c'è la festa in azienda che facciamo e che invitiamo poi la gente ad assistere perché il pomeriggio facciamo molto una piccola funzione, anche un piccolo rinfresco dedicato appunto alle partorienti e per gli agricoltori ai, era la festa dei trebbiatori, perché la, la trebbiatura era finita di solito in quel periodo. Ci dobbiamo andare per forza. Sì, noi prendiamo appuntamenti, ad ogni puntata abbiamo nuovi appuntamenti, No, ma è bello poter ascoltare quella che è una storia antica, no? tradizionale, fatta comunque di persone, di... Diciamo, di agricoltori eh, che sono lì sul posto, non li... perciò ecco, invitiamo qui in radio per ascoltare storie, non soltanto per degustare i, i prodotti della terra. Allora io farei un'altra domanda un po' più, tra virgolette, tecnica, che eh, fondamentalmente si basa sulla composizione del terreno. Voi avete Arsiccio, che è un Umbria IGT, Gittino, uno Chardonnay. Sì. Eh, che prende il nome dal, dal Monte al Colle Arso, proprio perché appunto, è appunto un colle molto ehm, fatto di scheletro, di scheletro no? eh, però che regala dei vini molto strutturati. E poi avete ehm, allevate eh, il Pino Nero, il Pino Bianco, lo Chardonnay, eh, Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot e ehm, fondamentalmente la composizione, eh, dato che sono 300 ettari, no? Variegata eh, se non ero, c'è anche la presenza di galestro in alcune, sì, sì, in alcune parti strati rocciosi e di roccia che fin quando non viene scoperta agli uh, agenti atmosferici sono è veramente una roccia durissima. Uh, però, una volta esposta a appunto alla, alla pioggia, al vento, al gelo, eh, al sole, eh, le varie intemperie si sgratola facilmente, sì. creando un substrato fantastico che dà un ottimo drenaggio. Ovviamente mh, ci può mettere in crisi durante il periodo dell'estate con la siccità, sì. però eh, è anche quello che dà un determinato corpo e struttura ai nostri vini, sia bianchi che ovviamente quelli rossi. Sì, quelli rossi, certo, quindi è una sfida. Per un terreno composto in questo modo che poi eh, l'azienda Pucciarella può anche vantare la presenza di un importante enologo che è Cotarella no come è nata insomma questa, ah, questa partnership? chiamiamola così con Cotarella forse siamo stati eh, o la, la prima o seconda azienda del territorio che è seguita direttamente da lui eh, io credo che sia stata per lui una nuova sfida perché un territorio, tra virgolette, considerato di minore importanza: eh, che si potesse fare di cose veramente interessanti, sì. come gli spumanti e il vin e molti altri vini. Uh, ha fatto sì che nascesse una forte collaborazione tra lui e noi e dal 2005 abbiamo fatto un incontro e poi nella vendemmia successiva 2006 è partita appunto questa collaborazione, è stato un crescere qualitativamente, e professionalmente, eh, e mi permetto di dire anche in parte anche, anche sua perché è cresciuto professionalmente perché ha lavorato dei prodotti che fino ad allora erano trattati minimamente come appunto questo spumante, all'inizio quando è venuto in azienda ha detto ma come mai fate spumante, la stessa domanda che sì, vi siete posti voi certo. e allora appunto gli abbiamo spiegato tutto questo percorso e alla fine... Ci ha fatto veramente migliorare anche questo prodotto che all'inizio era nato un po' come una piccola scommessa aziendale, e poi invece oggi rappresenta uno dei punti cardini aziendali perché. La bollicina, come sapete, è un prodotto che sta attirando molto il settore sì. giovanile, soprattutto quegli momenti di, di svago serali che ovviamente la gente prima di rientrare a casa si dedica un po' a un, piccolo, eh, a un piccolo aperitivo. Sì, anche perché è un prodotto molto versatile, cioè lo si può abbinare benissimo dall'antipasto fino ad arrivare comunque a un primo ben, ben, ben composto, ben strutturato. No? Ma una domanda ancora mi sorge un po' spontanea. Mm, trovandoci nella doc Trasimeno, molti eh, conoscono, o comunque di fama, ehm, il vitigno autoctono molto antico che è il gamè. Però ehm, io so che voi state facendo un lavoro molto importante no? per cercare di rivalutare questo, questo vitigno e di riportarlo anche nella vostra azienda. Allora, eh, anticamente veniva coltivato, poi c'è stata una parentesi in cui l'abbiamo considerato poco strategico, si sì. era un po' affievolito l'interesse verso questo vitigno e l'abbiamo un po' messo da parte, accantonato. Uh, da qualche anno uh, abbiamo fatto un nuovo impianto uh, che quest'anno compie il terzo anno e di conseguenza avremo una um, produzione consistente per fare già una uh, vinificazione a parte con questo vitigno. E in questo caso mi sento di parlare anche come presidente del certo. Trasimeno perché stiamo facendo un percorso di rivalutazione e Sono, tra l'altro, sono ritornato da qualche giorno da un concorso mondiale: Grenage du Monde, dove alcuni vini della nostra doc sono stati appunto medagliati, e con soddisfazione. E il nostro obiettivo è quello di avere in futuro maggiori medaglie e maggiori aziende che producono questo, questo gamè del Trasimeno, che è veramente da, da, da riscoprire e molto, molto interessante perché questo, in questo concorso ho visto veramente dei prodotti interessantissimi e soprattutto molto apprezzati da, dalla gente. Vai. Ma da profano volevo chiedere: questo gamè si mh, caratterizza per cosa? Ah, il, il gamè del bella trasimeno: domanda. bella domanda perché il gamè, quello ignorante il, il, il gamè del trasimeno non è altro che il cannonau in Sardegna, il grenage in Francia, la garnacia, l'alicante in Toscana e è uno dei vitigni più uh, coltivati nel mondo. Ah, okay. I, in Umbria uh, ci sono diverse teorie. Su il, il motivo per cui sia arrivato, alcuni parlano durante la dominazione spagnola, quando i duca della Cornia si imparentarono ah, okay, con, certo. eh, con gli spagnoli, questa è la parte più romantica, poi alcuni hanno detto più di recente con l'arrivo dei sardi. Nel, nel continente in Italia che hanno importato ovviamente anche questo Cannonau e che poi è stato poi considerato e diventato un autoctono, considerando eh, il punto gamè del Trasimeno. quindi risale a che epoca storica non si sa cioè, diciamo almeno da più, è... di due, da, da più di 200 anni eh, noi eh, consideriamo forse è probabile i sardi quelli sono arrivati ora, <ride> da 50 anni. So che c'è un, una grandissima comunità di sardi nella zona del lago, si sì, 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 è vero, infatti. infatti. Un sacco di pastori. Sì. Però posso dire che, come abbiamo, ho visto praticamente nella zona di Perpignan, fino a 20-30 anni fa c'erano alcuni agricoltori della zona di Castiglione del Lago che coltivavano questa vite ad alberello, proprio come nelle zone. Del, del sud de, de, della Spagna oppure del, del sud della Francia? Poi, ovviamente, altra domanda da profano: mm. visto che qui poi ci sono caratteristiche climatiche diverse, viene qualcosa che è totalmente diverso da, dal Cannonao, eccetera, eccetera. Ma il clima del, de, della zona del Trasimeno è un clima molto continentale, di conseguenza eh, risulta con delle stati abbastanza torride e questo fa sì che esprima al massimo anche questo vitigno. Sto diventando sempre più intelligente nell'ambito del. Molto Viana. professionale anche con queste professionale. domande. Sì, 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 Grazie, sì. Grazie, Eliana. Quindi, insomma, la volontà è quella di riportare il gambe del Trasimeno alle sue. Non dico antiche eh, origini perché ne ha già antiche, però eh, rivalutarlo e riportarlo a livelli qualitativi alti. Eh, sì, insomma, o, ovviamente è un potenziale. Vitigno, un vitigno che ha una notevole versatilità sì. perché si può coltivare eh, producendo dei vini leggeri e graziosi come un rosato, perché anche i rosati oggi giorno sì. è una nicchia di vini che sta, sta per essere riscoperta e gradita da un pubblico giovanile, oppure dei vini rossi interessanti. Ovviamente in questi casi la produzione in vigneto deve essere molto più limitata e delle maturazioni abbastanza più prolungate. Sì, io poi, eh, sempre tornando un pochino a quello che è il lavoro dell'enologo in cantina. Mi volevo ricollegare al vino che ho aperto ieri proprio per eh, insomma per essere pronta a quest'oggi: ho aperto il vostro Capernet Sauvignon del 2015, eh, senza solfiti aggiunti, che mi avevi detto che non fa legno per una questione appunto tecnica del, del vitigno, insomma, della fermentazione, e eh, che io ho trovato assolutamente tecnic cioè, tecnicamente perfetto. È un vino dalla facile beva, eh, è mh, bellissimo, eh, come dire, aspetto eh, sia limpido, il bel colore, profumo di frutta, di polpa, molto fresca, molto acida, molto croccante, così come in bocca, un pochino un ingresso eh, forse amaricante, ma che va un pochino a, tra virgolette, scemare in una, una chiusura un po' più salina. Però ho trovato veramente un vino che ho, ancora oggi, insomma, che c'è rimasto da ieri, eh, si fa mh, facilmente bere. Ora la mia domanda è perché la scelta di, mh, di non fare eh, un vino eh, senza solfiti aggiunti, e magari spieghiamo perché eh, evitare di, di metterlo in legno, perché voi avete una cava bellissima dove lì c'è il metodo classico che riposa, diciamo così. Però, ci sono anche le botti e le barrique di rovere francese per fare insomma, i vostri vini un po' più strutturati. Questa è un pochino la, la pecora? La pecora nera o pecora bianca in questo caso? Allora, ehm, qui bisogna ricollegarsi nuovamente al discorso de, dell'enologo. Sì, certo. Eh, le sfide sono sempre quello di ricercare eh, nuovi prodotti e fare delle cose, delle cose nuove. Sì. Se bisogna fare delle cose nuove, meno sono sofisticate e meglio è. Cioè, eh, cioè l'obiettivo con questo vino è quello di cercare di portare i profumi dell'uva dentro la bottiglia, cosa che non è mai facile perché stabilizzare un vino vuol dire sempre trattarlo in modo tale che si possa mantenere nel tempo. E noi abbiamo voluto creare eh, questo vino dove praticamente eh, si riporta appunto la natura dentro la bottiglia. Il, le uve che raccogliamo per fare questo vino sono delle uve integre, sanissime. Chiaramente e, manuale. Assolutamente sì, e devono essere eh, lavorate in, in un giorno praticamente, messe all'interno del vinificatore sì. e non devono avere alcun... il, il contatto con l'ossigeno lo, con deve essere limitato, limitato al massimo, il minimo indispensabile. Per non farlo andare in riduzione, sì. cioè farlo fermentare praticamente in un ambiente completamente privo d'ossigeno, perché ovviamente i lieviti hanno bisogno di un minimo di ossigeno, sì. dunque limitato al massimo. Da questo, da questo processo viene un, un vino che non è alterato dal classico metabisolfito che viene aggiunto sì. perché serve per stabilizzare il colore, ma sì. il, calore, il colore si deve, tutti i pigmenti, gli antociani, eh, i polifenoli si devono stabilizzare in modo naturale e lento sì. e, e questo può essere fatto solo limitando al massimo i travasi sì. e fare giusto anche in questo caso il minimo indispensabile e ovviamente evitare l'uso del legno perché il legno ovviamente la la funziona come una membrana che dà una microossigenazione ai vini. In questo caso sarebbe ovviamente una, una cosa grave l'eccessiva ossidazione e di conseguenza non viene utilizzato. Eh, questo fa sì che questo vino venga conservato solo in acciaio. Per due anni dove avviene tutta la sua naturale stabilizzazione il colore trova un, uh, un equilibrio i pigmenti trovano un equilibrio a sé stante che poi perdura per tanti anni dunque sono vini che hanno anche una certa longevità una volta che sono stati stabilizzati in maniera corretta, adeguata sì. in, que in questo modo sì perché il rischio è che questi vini magari possano presentarsi alfattivamente magari avere qualche difetto eh, la spalla acida va, va cadendo, quindi noi andiamo all'assaggio e ci troviamo un vino che ormai ha, ha fatto il suo corso. Invece, questo 2015 ha ancora moltissimo potenziale perché aveva una bellissima spalla acida è eh, una derivazione molto, no, molto fluida non solo, anche il colore rimane di un sì. rosso vivo che sì, sì. altri vini di quell'età ovviamente non hanno più perché si sono parzialmente ossidati Ossidato. o modificati per la presenza appunto dei, dei solfini per i profani cos'è una spalla acida? io ogni puntata imparo una cosa allora, la spalla è quando tu appunto hai eh, questo aspetto. Quando noi andiamo all'assaggio no? di, di un vino, abbiamo sia l'aspetto diciamo salino sapido di un vino o la spalla che è appunto la verticalità dell'assaggio che tu vai a percepire al, al gusto olfattivo. E ti dà anche la percezione della, mh, potenziale, eh, del potenziale evolutivo del vino. Insomma, quando tu più lo senti tra acido questa spalla acida più ha eh, possibilità di, di poter invecchiare insomma. Tendenzialmente una caratteristica dei vini giovani sì. e anche da un certo senso di piacevolezza e di freschezza l'acidità. Sì. I vini maturi di solito perdono questa, questa caratteristica. Perché appunto hanno fatto il loro tempo insomma. La cosa fantastica è che su un vino del genere che ha due o tre anni ancora permane e ovviamente dà una maggiore... Longevità sì. al, al prodotto. L'ennesima domanda intelligente, allora. Eh. Mamma Attenzione. mia, oggi veramente dice lode Nicola Palumbo. <ride> grazie mille, grazie. Mille. E sul mercato questo vino come si è inserito? Cioè eh, Viene ben capito o ha bisogno di essere spiegato? Perché siamo ancora oggi in una dimensione in cui è difficile piazzare questi, questi vini? Allora, il, questi vini ovviamente seguono una, una nicchia di. Mh, consumatori attenti a determinati prodotti, sì. uh, come sapete ci sono gli attenti al biodinamico, gli attenti al uh, biologico, gli attenti a un um, certo tipo di vinificazione, noi abbiamo fatto questi senza solfiti e effettivamente ha un, un suo pubblico perché il metabisolfito mette sempre in guardia a quelle persone che sono uh, intolleranti e di conseguenza è gradito da questo pubblico di, di persone. Poi che sia un vino non economico, perché ovviamente ha un certo impegno insomma. di costo di produzione sì. e quant'altro, uh, però ci ha dato soddisfazione: la gente veramente apprezza, apprezza. E questo è importante. E. Ehm, un altro aspetto che mi è piaciuto quando sono venuta lì in azienda è che mi ha parlato comunque del valore che voi date alle risorse umane, cioè il voler dare un impiego, un'esperienza viva alle, pers alle persone, agli studenti del luogo ed inoltre Pucciarella è anche un'azienda che è una fattoria agricola, infatti quando sono venuta c'era una scuola di bambini piccolini, fattoria didattica, fattoria didattica. E ehm, infatti avete anche le, le api, giusto? Sì. E, ehm, insomma, perché questa cosa di dire no? Ci sono i lavoratori umbri, le lavoratrici del Trasimeno che hanno la possibilità di venire da Pucciarella, Insomma, allora ehm, l'azienda io eh, essendo stata di proprietà di questo istituto sì. ho sempre detto e sostenuto che ha una sua funzione. Sociale in questo territorio non è un'azienda, anche se di impronta privata, però non è una, um, un privato che se la, se la tiene per sé e basta, ma bensì deve, essendo uh, una proprietà importante, deve anche dare un'impronta sul territorio. Non dico di generosità, ma di opportunità. Sì. E questa opportunità io la vedo, prima di tutto, nel fatto che diamo lavoro a gente de del posto, e poi diamo l'opportunità ai studenti universitari che fanno un tirocinio da noi, sì. eh, dagli studi sul settore enologico, dagli studi di contabilità, di mercati, eh, mettiamo a disposizione la nostra eh, conoscenza. Versatilità di opportunità, insomma. Poi ci sono anche gli studenti degli istituti agrari che vengono da noi a fare questa esperienza e che rimangono anche abbastanza soddisfatti, contenti perché vedono... 360 gradi all'interno della nostra azienda dalle varie coltivatori. Ci manca il settore zootecnico, però eh, già, già ne abbiamo a sufficienza perché eh, non, non ho citato il fatto che abbiamo anche un agriturismo in azienda, di conseguenza siamo anche abbiamo anche attività recettiva. Poi la fattoria didattica. In collaborazione con altri produttori, abbiamo fatto uh, un apiario, cioè praticamente un tunnel. Dove le persone entrano all'interno di questo tunnel e l'operatore dall'esterno può uh, far vedere come è composta l'arnia all'interno, con le api lì a pochi passi. Bellissima. Di conseguenza possono vedere eh, la regina, le api che lavorano all'interno di questi telai, una cosa veramente carina, è un mondo affascinante il mondo delle api e di conseguenza attrae molto anche l'attenzione dei bambini. Bello, io vengo, voglio vedere questa cosa. <ride> Vuoi vedere le api? No, perché ho scoperto che sempre grazie a un progetto europeo, lavorai per un progetto europeo che riguardava proprio le api, sì? perché so che le api sono in estinzione c'è questo problema che se le api spariscono poi succede Ci un delirio tutti. allora se fossero in estinzione le api avremmo dei grossissimi problemi sicuramente è un patrimonio che va salvaguardato Delato. perché costituiscono un anello importantissimo del sistema ecologico della terra che ha un ruolo importantissimo della fecondazione dei fiori trasportano i pollini eh, di conseguenza è un patrimonio del, dell'umanità che deve essere ovviamente tutelato. Insomma, darwinianamente parlando, le, anche le api hanno un, lo, un uh, loro ruolo all'interno del sistema vita, chiamato vita. insomma Qui abbiamo delle domande. Sì, intanto. vai, leggicele. 82 chiede di quale azienda stiamo parlando, Pucciarella ovviamente. Sì, siamo qui in, eh, in radio con Pucciarella e Emanuele Bizzi, presidente del consorzio tutela Trasimeno Doc. Poi abbiamo una sfilza di gente che ci saluta. Ciao a tutti. Una ventina. <ride> tipo, però, non è il caso di salutarli tutti quanti. E poi parlano di quale vino stiamo parlando? Sì, adesso io eh, andrei sì. con la degustazione del vino, mentre magari parliamo un pochino di quali sono i prossimi appuntamenti di Pucciarella a livello appunto vitivinicolo, quindi quali sono gli eventi, eh, non lo so, cantine aperte e simili, che è chiaro che insomma siamo, <ride> siamo lì lì. Ha fatto una faccia preoccupata quando ha detto cantina aperta. <ride> cantina aperta per noi è l'invento più importante in assoluto, per, per l'azienda, perché da qualche anno lo stiamo vivendo in modo particolare. Um, I nostri degustatori sanno che la giornata di cantina aperta per noi si apre quando le altre cantine chiudono, cioè alle sei e mezzo le altre chiudono e noi cominciamo la festa ah. perché facciamo un. dell'after, il famoso after, però col vino? After sì, perché magari la gente preferisce andare. Dietro ai grandi nomi, ai grandi vini, dunque cantine un pochino più blasonate, allora eh, a noi rimaneva praticamente un piccolo strascico. Invece abbiamo inventato che facciamo una cena a base de, di carne Chianina che alleviamo in un'altra nostra azienda, oh, è un grande, Toscana, Toscana. Me, un grande sogno per me, Però facciamo questa prelibatezza e accompagnata dai nostri vini. Dunque, durante il giorno abbiamo la visita della gente sporadica che attraversa il lago Trasimeno e magari si dirige verso Perugia o verso le zone a sud de, de, della regione. Però la sera alcuni rientrano e loro allora, dunque si fermano da noi per chiudere la serata, proprio me l'hanno confermato o lasciano la nostra cantina per ultimo perché sanno che ormai da qualche anno facciamo questa cosa e per noi con grande soddisfazione perché abbiamo una bella partecipazione. Beh, questo devo dire che come docente qui di web marketing, eccetera, funziona. È una, è una cosa figa perché è la prima volta che sento una differenziazione, diciamo aziendale rispetto agli altri che fanno sempre la solita roba cioè, Invece, una ricerca insomma del differente certo l'originalità alla fine paga. premia sempre probabilmente questa differenziazione come dici tu da anni può, può portare poi un pubblico anche differente magari anche un pubblico un pochino più attento direi per non usare altri termini perché magari di giorno c'è: gente la che famiglia fanno... le cose magari di sera cominciano ad esserci professionisti e simili No, sì. sono ipotesi insomma, no? Certo, certo, assolutamente. Eh, continuo dicendo che poi il 12 giugno, sì? visto col discorso della Lo fattoria scrivo. didattica, abbiamo una giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi. Eh, grazie in collaborazione con alcune associazioni a livello locale, come Laboratorio Magione, Organizziamo una giornata, una giornata in cui facciamo delle attività proprio per i bambini e noi l'abbiamo soprannominato l'Agri Park, Agri. perché vengono fatte varie attività proprio connesse alla fattoria didattica. Ma i bambini un po' cresciuti possono venire Assu assolutamente, Sono... perché è una giornata sicuramente da godere. Poi, soprattutto se è una bella giornata con i nostri bei spazi verdi, eh, si, si cucina qualcosa da mangiare e si degusta sempre. Tanto io non, non arrivo neanche al 1,60 e 60, quindi tra i bambini mi posso anche mimetizzare <ride> benissimo a posto. Io ho preso appuntamento il 12 giugno. Senti, Nicola, io vengo ma sto lontano dai bambini perché non li sopporto più di tanto. Devo e dirlo. Salve a tutti benvenuti a una nuova puntata di Bambini Oggi e Bambini Domani <ride> Senti Nicola, adesso che sei esperto, no? esperto. e che tu aspettavi certo. il Vin Santo parlaci un pochino di questa degustazione Allora siamo... <ride> Dai, ti, ti aiuto <ride> Ho percepito solo una morbidezza incredibile quando l'ho bevuto eh, eh, Guarda, hai dato una cosa da profondissima eh? La morbidezza è intesa quando parliamo di vini che uh, subiscono appassimento allora abbiamo un Vin Santo Trasimeno Doc 2015 che è un vaggio di Malvasia eh, Trebbiano e Grechetto, giusto? Sì. Eh, dunque 2015. Ricordiamo che il Vin Santo fa parte anche della tradizione eh, umbra, soprattutto già dal, dal Trasimeno in su perché molti dicono Vin Santo mm, toscana invece no, ragazzi, non so, neanche i nomi il Vin Santo sono normale, lo so e um, niente, io il colore questo colore ramato lo trovo veramente fantastico, adesso lo facciamo vedere Ambra Ambra, bellissimo veramente ragazzi, bellissimo guardate quanto è luminoso e vivacissimo nel calice aspetta, metto qui così qualcuno continua a vedere, come vedete anche sull'etichetta viene richiamata l'attenzione sul castello di Pucciarella sì, infatti. ma poi questo elemento invece, questa specie di rombo, cosa rappresenta? Romboide. Ma quello ovviamente è un po' l'etrusco, c'erano questi simboli eh, una volta nelle… Ah ok, nelle, è un richiamo a, sì, infatti, alla, alla tradizione etrusca, eh, sì, sì. bello. Ah, molto semplice l'etichetta, molto bella. C'è anche dei rilievi, adesso qui avremmo bisogno Poi di... La torre squadrata ovviamente richiama sempre questo quadrato certo. de della torre. Insomma. Sì. A livello olfattivo io lo sento molto elegante con uh, dei rimandi, insomma, uh, un po' la caramellizzazione, uh, miele. Questo l'ho sentito oggi. Un miele da un'albicocca un po' essiccata, una frutta secca, veramente molto. E però non solo insomma, questi dati un po' più dolciastri, eh, anche mh, una vena eh, di, di freschezza, di, di, di erba aromatica, di una speziatura un po', un po', un po pepata, un po', sì. un po' così. Sì. Ovviamente eh. i suoi due arti sul legno, anche se esaurito. Però, ovviamente, ah, un, un, un minimo di apporto c'è. Sì, sì, po C'è da considerare che il fascino di questo vino per noi è la madre, che si tramanda ormai da anni. cioè il fondo che viene recuperato mm. ogni anno sì. per inoculare le, le, le partite di, di mosto nuovo che serve per appunto far ripartire tutta la fermentazione in modo omogeneo anno per anno riusciamo a ottenere a un, un prodotto non dico standard però molto simile tra un'annata e l'altra e questo grazie appunto al, al tramandare questo, questa madre che si trova sul fondo delle botti un po' come il limito madre della pizza no? che ti conservi il pezzettino Perfetto. lo aggiungi e ci risiamo sì. faccio un'altra domanda da profano sì? eh, adesso non sono Ovviamente io sono il profano della situazione. Però eh, rispetto ad altre invece mh, tipologie di questo vino che ho già provato, eh, qui questo lo, lo bevo molto più facilmente. Nel senso che in altri sento il grado alcolico che mi pesa. Ah. Ok? Quindi questa è la mia osservazione da profano tra l'altro questo più... di gradazione è 14.5 quindi non lo percepisci perché ha una bella struttura che lo accompagna però c'è sì. infatti magari nel retro... è fastidioso esatto, come in altri, lo puoi percepire modo. magari nel all'etrofaltivo hai un pochino la tendenza calda no? che hai sul finale però è molto a mio avviso molto elegante rispetto a molte altre tipologie di Vinsanto che hai insomma, questa Strong, ondata eh. sì, sì, sì. Questo, questo lo potrebbe avere mi obriquerei facilmente, ah, direi. Il, il, uh, il vinsanto del Trasimeno, a differenza di sì. altri vinsanti, è un vinsanto dolce. Un'altra un eh, osservazione eh, intelligente eh, che fa. È, 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 è gradevole al, al gusto. Non è un vino, ovviamente, da tutti i giorni, è per determinate circostanze, per, per un dolce, oppure per uh, un uh, momento di meditazione insieme a degli amici. Sì. C'è chi lo, addirittura lo consuma in contrasto con dei formaggi. Sì. Ehm, perché la gente oggigiorno prova lo vedo, un po' tutte queste situazioni. Io personalmente lo vedo sempre di accompagnamento ad un, dolce, a un dolce. Io lo proverei con Corconzola dolce secco, ovviamente. Però con il gorgonzola go l'ho provato e è fantastico. Si cioè, può, eccezionale, eh, lo farò. Ci sta. <ride> Dopo farò. andiamo un attimo al bar, <ride> diciamo gorgonzola e pinzanto. Ci sta, grande. Facciamo la controprova. No, veramente, veramente un bel, un bel prodotto. Abbiamo ancora, Eliana, sette minuti. Va bene, no, io. Ci abbiamo fatta. Sì, io ho finito. Sono soddisfatta. Sono volati 40 minuti come al solito perché ogni si volta chiacchia. che abbiamo qui... Eh, qualcuno poi si parla per un sacco di tempo, tendenzialmente quando un programma dovrebbe durare sui 20 minuti, ma poi quando abbiamo l'ospite sforiamo sempre alla grande, ma anche perché è interessante. E questa è la cosa importante: no? che si chiacchiera in modo interessante e non insomma, si... a perdere tempo, via. Sto imparando un sacco di cose. Ho imparato oh. il termine del terroir oh. ogni spallacina. volta facciamo la ripetizione dei concetti. Posso dire una cosa: Assolutamente io, sì. è la prima volta che mi trovo a mio agio a fare un'intervista. <ride> <è>, gli interlocutori <ride> fantastici, veramente perché siamo, perché siamo un po' atipici, <ride> diciamo, molto meno formali. <ride> No, questo ci fa, ci fa onore perché alla fine noi vogliamo dare l'aspetto professionale alla puntata, però rimanendo insomma umani perché alla fine di parlare di tecniche e di cose lo possono fare tutti, invece noi vogliamo parlare di. Dice, direi anche didattico, visto che ci sono io che imparo le cose e faccio la parte di chi non ci capisce una mazza e prova a filtrare un po' i vostri termini estremamente tecnici. Però oggi sei stato bravissimo. Ho fatto due o tre osservazioni top, mm. Sto la prima volta ho detto un sacco di cose che non avevano un senso. Però sto migliorando. Alla quarantesima puntata sarò. Sì, è da novembre che Donoramo. siamo qui, è eh? <ride> un po' tostino, ragazzo, però ce la possiamo fare. Va bene, Manuele, io noi ti ringraziamo infinitamente, sia per averci ospitato da te in cantina, in azienda, e sia per essere venuto qui con questo bellissimo prodotto. Quindi, eh, ci vediamo il 12, Aspetta, 12 giugno. E 26 maggio, eh, mangiamo 26 la chianena. Sì, io andrò con le treccine così mi mitizzo ancora di più. <ride> e grazie per averci seguito sì, uh, qui sì. dall'Istituto di Radio, Istituto di design italiano di Perugia, sì, esatto. Con il programma Radio Wine Design. Sì. Nicola. Adesso vi dice dove trovate esatto. la puntata. Vi potete abbonare ovunque, ciao, salutiamo il pubblico. Vi potete abbonare su uh, Spreaker, su Spotify, su sì. iTunes, quindi su tutte le piattaforme eh, di podcasting. Potete lasciare anche una recensione dicendo se vi sta simpatico o meno Eliana, perché io sono al top. <ride> quindi e poi ancora in video su Facebook, su sì. Radio Design, sull'Istituto e poi ancora in video anche su YouTube, quindi ovunque Sì, sì praticamente noi stalkeriamo un po' tutti i canali eh, Umbri. <ride> esatto, non solo ombre, anche YouTube mondiale. <ride> okay. Va bene, grazie, grazie, mille. grazie ciao.